Beh, io devo dire che Lacan era piuttosto pessimista sul futuro della psicanalisi. Come la psicanalisi è nata grazie alla scienza moderna, alla necessità che ci fosse la scienza moderna, grazie a Freud, potrebbe completamente finire. Lacan considerava che tutto sommato non siamo lontani che finisca, non come nome. Il termine psicanalisi rimarrà a lungo, forse rimarrà per sempre, ma sarà altra cosa. Del resto, l'insegnamento stesso di Freud è diventato un'altra cosa, non è più quello di Freud. È possibile che in futuro la psicanalisi continui? Io ricordo una frase che Lacan diceva, che i becchini della psicanalisi sono gli psicanalisti. E per riprendere il seminario che dicevo prima, il seminario in cui lui si è trovato a sbattere contro quella montagna del Das Ding, il seminario 7, quello sull'etica della psicanalisi, io ho letto così le ultime pagine. Quando Lacan dice il ne faut pas sédestir son désir, molti lacaniani l'hanno preso come ah, io non cedo sul mio desiderio. Per Lacan è che davanti al fallimento in cui lui si è ritrovato sbattendo contro il Das Ding freudiano, ebbene non rinunciava. Riprendeva il bastone di Pellegrino e ripartiva. È interessante come quel passaggio lì di Lacan, a quel passaggio lì segue dei passaggi sul tradimento. Ecco, è chiaro che Lacan faceva riferimento a se stesso che avrebbe potuto tradire l'insegnamento di Freud, la scoperta di Freud. E lì mostrava che lui non avrebbe tradito. Avrebbe cercato una strada e, boh, l'ha trovata, come dicevo prima, con il Socrate di Platone. Però lui si rivolgeva a delle persone che lui sapeva che erano lì e che l'avrebbero tradito. Ecco, gli analisti. Lacan non aveva moltissima stima degli analisti. Lui stesso dice che non ha mai nominato uno come analista. Cioè, non dicendo quello è veramente. Ha detto che gli analisti molte volte funzionano, anche quelli dell'IPA, dell'Internazionale. Si potrebbe dire così, per la grazia di Freud. Cioè, seguono quella corrente lì, quel movimento lì. E ha degli effetti. E è un po' questo il grosso dramma, se si può dire così, che il transfert è automatico. Il transfert non aspetta di essere elucidato, chiarito. È chiaro che ci sono delle situazioni in cui il transfert non viene fuori, non ne parliamo ora qua. Ma generalmente il transfert è un appello al soggetto supposto sapere. E questo soggetto supposto sapere è vero che fino a Cartesio ha avuto un volto, quello di Dio. Ma noi sappiamo che ora che questo volto è appannato. Ebbene, il soggetto supposto sapere può andare su qualunque volto. E questo è il grosso problema della psicanalisi. E cioè, qualunque imbroglione può occupare quel posto. Ma lo sapevamo da sempre. Qualunque guru occupa quel posto. È lì che Lacan
indica all'analista di andare al di là della questione della verità e andare alla questione del reale. Bisogna che si scontri con la verità del reale, che viene fuori nella sofferenza e che viene fuori nelle forme di sintomatologia che vengono fuori. Perché noi pensiamo che l'inconscio è qualcosa di fisso. No, l'inconscio è mobile. Noi non troviamo le stesse forme sintomatiche che aveva Freud, che trovava Freud. Si trovano più, ce ne sono altre. E ce ne saranno ancora altre. Però, ed è questa il grande ricerca dell'essere umano, è di cercare che ci sia un soggetto supposto sapere. Ora però l'analisi sa, l'analista almeno deve sapere, che non c'è l'altro dell'altro. Il che vuol dire soggetto supposto sapere?